In questa registrazione vi spiegherò il significato di quella che ancora oggi è considerato il mistero della luce all'interno del quadro Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Non è grave che i critici e i teologi non abbiano riconosciuto questo significato. È grave che nessun credente lo abbia visto. Ancora oggi, per la critica, questa stanza in secondo piano è la stanza dell'Annunciazione, cioè la luce diventa simbolo di concepimento. Ma questa luce è simbolo di resurrezione. Guardate la forma geometrica di questa luce nella forma totale. E questo è un rapporto 1:8. E cioè è il canone di Policleto del corpo umano. Cioè, come vediamo in Leonardo, la testa è un ottavo del corpo umano. Roberto Longhi definisce questa luce forma astratta della luce. Ma è una definizione generica. Questa è una forma geometrica, cioè è un canone, cioè 1:8 fatto luce. E in questo caso è una forma di informazioni, quindi è una forma astratta con contenuto. Ed abbiamo in questo caso la prima forma astratta della storia. Se questa forma rappresenta il corpo umano nel suo canone, è un uomo. E se è in luce, questo uomo rappresenta Cristo risorto. E quindi questa forma è una resurrezione. Questo tema Piero della Francesca lo aveva già anticipato nella Resurrezione, l'affresco che si trova a San Sepolcro, nella prima parte dello Stendardo, dove la luce anticipa già quello che sarà poi nella Madonna di Senigallia. Adesso vediamo di concludere con quelle che sono le scritture, perché bisogna dimostrare che questa è una resurrezione. La stanza in secondo piano, vedremo nella prossima registrazione l'iconografia privata dei Montefeltro, ma qui tratteremo l'iconografia religiosa. Cristo è morto di Venerdì Santo ed è risorto 3 giorni dopo di domenica. Noi vediamo che venerdì Cristo è morto, sabato Cristo è morto, ma la luce passa attraverso il corpo e risorge il terzo giorno di domenica. Adesso vi farò vedere all'interno della forma geometrico astratta di Pier della Francesca come posizionare la regola anatomica